Canal Jimmy Classics presenta. Sulla campagna disegnata dalle basse e delicate collinette a sud del lago Michigan sorge un orfanotrofio un po' cadente, chiamato la Casa di Pony. Nella puntata precedente, Candy Candida era stata invitata ad una festa molto esclusiva dal suo nuovo amichetto Archie, un finocchione conosciuto in un bosco che adorava Dolce e Gabbana, i ballerini di Amici, e che teneva il poster di Malgioglio appeso in bagno davanti al bidet. Ma è vero che sei un po' frufru? Sì, ma anche mio padre lo è, i miei tre fratelli, mio cugino e pare anche mio nonno. Ma ci sarà qualcuno della tua famiglia a cui piacciono le donne? Sì, sì, a mia sorella. Candy era disperata perché si aspettava di trovare il suo amato Anthony alla festa. Anthony, dove sei? Ma del piccolo dolce principe nemmeno l'ombra. Candy, che cos'hai? Sono un po' triste. Vuoi salire in camera mia e provare i miei smalti, le mie scarpe col tacco e ascoltare un disco di Gianna Nannini? No, Archie, grazie. Io avrei voglia di branzino, di salsiccia turgida, di calippo al gusto di ormoni, capisci? Mamma mia, quante cose che abbiamo in comune, Candy. Chissà dove si trova il mio amato Anthony. Che voglia di accarezzare la sua seconda testa. Ma proprio mentre Candy fantasticava sull'ostaggio che avrebbe usato al letto per sopperire alla mancanza di fava, un dolce ragazzo spuntò dal nulla e... Ciao, allora tu sei la tanto nominata Candy Candida? Sì, e tu chi sei? Io sono Anthony, piacere. Che strano, non hai la voce da donna e non dici ti sei fatta male, ti è piaciuto o nome, cognome, paternità. Cosa? No, nulla. Ma come mai questo nome è così curioso? Pare sin da piccola avessi uno strano herpes sulla bagiana, ma roba da nulla. È solo leggermente infettiva e se poco curata mortale. Una stupidaggine, insomma. Ma sì, che sarà mai? Io ho le creste di gallo, un principio di scabbia e le emorroidi a grappoli. Wow, che figata! Quante cose abbiamo in comune. Balliamo? Ci provo, è che ho una leggerissima zoppia, l'alluce sinistro in cancrena, il gomito del tennista e una ventina di verruche assassine sulla pianta del piede destro. Figo! Dai, balliamo. I due sembravano fatti uno per l'altro. Ballavano e ballavano continuamente sotto gli occhi di tutti i ricchi puzzoni che li giudicavano in maniera spregevole, mentre loro ridacchiavano sulle proprie disgrazie. Pensa che ho 12 denti cariati. Fantastico! Te l'ho detto che mi manca una palla. No, oddio, che mito che sei. Beh, già che ci siamo, ti dico anche che ho un occhio di vetro e un braccio bionico come Steve Austin, guarda. Ma dai, figo! Pensa che questa è una parrucca. In realtà sono calva e ho l'alopecia. Sei fantastica, io ti adoro. Anch'io ti adoro. Anche se hai l'alito così pesante da cambiare il clima. Candy passò una serata indimenticabile, fra confessioni, rutti, qualche scureggetta e sputi furtivi. Ma non era ancora convinta che quell'Anthony fosse lo stesso che l'aveva salvata in collina, mentre era in preda ai fiumi dell'alcol e l'effetto della barella tagliata male. Chissà se è veramente lui. Dopo un paio di limonate dure, una serie di palpatine furtive, e dopo essersi vomitata sulle scarpe 64 volte, Candy tornò a casa e decise di condividere la sua gioia con la sua vecchia famiglia, la casa di Pony, a cui scrisse una meravigliosa lettera. Sorroia, Sorroia, venga, venga! C'è una lettera di Candy! Ma vai, m***a de tomare! Che caso me importa, diavolo porco maledeo! Forza, Sorroia! Non faccia la timidona e la apra! Timidonami? Diavolo porco infestato de merda! Pinciami il cuco, magna slacai! Diavolo infestato di sto porco! Quando che vuol, che vuol! Cara casa di Pony, mi mancate tanto. Anche se dopo le prime difficoltà iniziali sto iniziando ad ambientarmi nella mia nuova famiglia. A parte le frustate e il fatto che mi collano la cera bollente sulla schiena e che mi tengono legata con una palla di 200 kg al piede e devo cibarmi nella ciotola vecchia del cane, tutto procede a meraviglia. Ma cavolo! Questa povera ragazza ha bisogno di noi, Sorroia! Ha qualche idea? Che pensimi, diavolo sporcaccione di un demonio maiale! Questo è un lavoro per Roia Robot d'acciaio! Roia Robot d'acciaio! Si lanci, sua Roia, che le lancio i componenti! Alla balorda spaziale! Luna perforante, diavolo porco!
Cosa succederà? Suor Roya riuscirà a salvare la piccola Candy Candida o finirà per schiantarsi su qualche albero, terminando la sua anziana vita imprecando contro il demonio? Suor Roya, perché il suo simbolo è la mona? Perché ha un taglio classico! Can! E non passa mai di moda! Diolo porco! Diolo porco! Com'è terribile! Chiamata subito un'ambulanza! Suor Roya! Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo? Non si muove per niente. No! No! Come andrà a finire? Devono essersi dimenticati un componente. Diavolo!